gli occhiali che dovresti indossare perché mi dicono che da vicino vediamo, non vedi tanto bene. No, se è scritto grande magari sì, vediamo. Con una cosa da leggere. Ah, cos'è? Ah no, ti prego. Ah, questa è la lettera, veramente? Che cos'è, la lettera di Isola dei Famosi? Una lettera. È l'unica lettera che mio figlio mi ha scritto. Meglio averne una che nessuna. Sì, è vero. No, ma sai cos'è? Questa lettera mi aveva già commosso all'Isola dei Famosi. Infatti non l'ho commentata. Vabbè, ciao mamma, qui tutto... Leggo io se vuoi. Ok, tutto ok, Loren e la mamma stanno bene. Sei fortunatissima, sei fortissima e spero... Ce la faccio a leggere senza gli occhiali e spero che vincerai, perché te lo meriteresti molto. Sei la più dolce, la più saggia... È molta classe. Questa frase è molta classe, secondo me gliel'ha suggerita qualcuno, perché non ho mai sentito dire una cosa del genere. Devin che scriveva la lettera. Sì, Devin, vai avanti per la tua strada, sei la migliore, ti saluto, ti mando un grande bacio, quando torni vengo a prenderti all'aeroporto con la mia moto, con la moto, una moto. Sono già alto 1,80 m. Bacio Devin. Allora, devo dirti che all'isola una lettera così ti fa proprio ti scioglie. Perché tu lì sei sola, all'isola sei la persona più sola del mondo, tutti sono contro di te, devi lottare per esserci e veramente lì senti la mancanza di chiunque nel mondo ti voglia anche bene ma anche poco così, non tanto, basta un niente. Insomma vabbè, non mi aspettavo questa sorpresa, scusate, mi emoziono, ma vabbè. Ci sta. Abbiamo visto Devin da piccolo e Devin con te da grande, quindi sì. Abbiamo... La tenerezza di un bambino piccolo, di te in spiaggia, sì. E lui adesso grande. Tra l'altro Devin è un bravissimo fotografo, mi ha anche fotografato sì. anni fa. Ah, sì, è vero. E mi sono anche molto divertita. Devin però in questi anni ha scelto poi di non stare più in Italia. No, da 4 anni abita all'estero. Eravate sì. complici, uniti. Sì, stavamo sempre insieme. Poi ad un certo punto ha pensato che siccome lui è nato a New York, lui era americano. E il suo destino era lì, e ha deciso, e adesso è fermamente deciso di non tornare. Un giorno gliel'ho chiesto, ha detto di no, però allora vado io lì, quindi non c'è problema, appena posso volo. Voli, vai da lui, lì c'era anche l'altro tuo figlio, Loren. E mi ha colpito una cosa, Lori, quando tutti abbiamo saputo della perdita di Loren, seguendoti sui social... Mm. Pubblichi. Comunque volevo dirti che se per caso mi commuovo non è perché sono storie particolari, è che mi è entrato il mascara nell'occhio. Non ti crede nessuno, Lori. No, Lori del Santo. Cioè il mascara mi è colato, vabbè. Chiameremo una truccatrice, No, davvero. Cosa dice? Come fa uno a non commuoversi con la vita che ha avuto? Ragazzi, mi sembra normale, sacrosanto, e quindi lascia colare le lacrime, il mascara è quello che c'è, Lori, sei umana. Anzi, da quello che hai raccontato fino adesso non sembri neanche tanto umana, perché hai avuto una vita veramente drammatica, sì, veramente però, drammatica. Ti giuro, mia madre non l'ho mai vista piangere, nonostante sono anche lei arrivate di ogni, ha perso la madre, mentre la stava aiutando, il padre, tutto, cioè un fratello rimasto cieco per le bombe della guerra. Quindi voglio dirti, però l'ho vista piangere solo una volta e l'ho scoperto per caso, di nascosto lei, mentre cuciva. Le donne che piangono non sono più forti di quelle che non piangono, quindi anzi direi proprio il contrario, le lacrime significano che sei viva, che hai un'emozione e che sei una donna che ne ha passate tante. Seguendoti sui social, Lori... Però l'immagine è quella di una donna tutta di un pezzo. Posso dire, Lori, sì. basta. Sì, a volte anche essere troppo è forti, però sai, aiuta. Io ho sempre cercato di essere forte e ce l'ho quasi sempre fatta, devo dire. Ecco perché pubblichi le foto dei tuoi figli sui social. Guarda, devo dirti che... Ti aiuta a superare i momenti. Ti posso dire che la mia vita ha avuto, come dire, un'onda, no? Ho fatto delle esperienze, ho preso delle decisioni, poi sono arrivata in un altro momento della mia vita dove ho detto magari provo a prendere decisioni contrarie, ed è per quello che ho ancora le foto e non le ho cancellate. Noi le abbiamo unite, le vuoi rivedere tutte insieme? Oh, davvero? Se vuoi sì, se no no. Non lo so, beh sai, sono lì, infatti però ho pensato proprio questo, a volte dimenticare
è giusto, ma a volte è anche sbagliato, perché ci sono delle persone che non hanno fatto niente di male per essere dimenticate. Anzi, bisognerebbe averle come esempio, perché sono brave persone, buone, e ricordarle ogni momento in cui viviamo. Vediamole allora queste foto. Parlando della bontà assoluta, che ci sono delle persone estremamente buone in questo mondo, ci sono, perché ci sono anche quelle non buone, e lui faceva parte della sezione bontà, carineria, gentilezza. Quindi come faccio a dimenticare questo? Quindi è per quello che ho il coraggio di guardare queste foto. Senti, l'Isola dei Famosi, che secondo me ti ha portato un gran bene, perché, perché sei tornata sulle scene, perché tuo figlio Devin ti ha scritto quella lettera, perché il giorno del tuo compleanno eri tu sola, ma i tuoi figli erano qui in Italia a fare tifo per te e ti mandarono un video messaggio, erano insieme, te lo ricordi? No, adesso no, è passato troppo tempo, però perché? No, non me lo ricordo. Se vuoi lo puoi vedere. Ok, sì, vediamo. Cioè, ho anche l'Alzheimer, devo dire, meno male. Sì, perché così dimentico tutto, poi a sprazzi ricordo qualcosa. Quindi, insomma, sono una donna nuova ogni giorno. Sorpresa che noi ti abbiamo fatto e ti auguriamo tutti tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri. A volte bisogna amare per sopravvivere, questo l'hai detto tu, e sottolineano che bello quando la del santo ci fa vedere Lori. Grazie. Grazie, piacere mio.